Allora, qui c'è un po' di casino, ok? Oggi ho fatto questa piccola nail art sul rosso, bianco e nero per quanto riguarda appunto le decorazioni. Ho improvvisato, nel senso che non è che sono partita con l'idea di fare una nail art, ma mi sto mettendo lo smalto, ho provato a mettere delle decorazioni, mi è piaciuto e allora ho fatto il video per farvelo vedere. Vi faccio vedere da vicino. Ok, vedete, ho utilizzato gli stampini di Essence, quelli con appunto il timbrino, per fare appunto questa spirale bianca. Poi uno sticker a cuoricino e uno svaroschino bianco. Ho fatto la stessa cosa anche sull'anulare, quindi sia sull'anulare che sul pollice. Niente ragazzi, spero che vi piaccia, se vi piace seguite il video, ciao! Allora, come prima cosa ho applicato questo smalto di Essence Pro White Effect, questo qui. Dopodiché prendo questo smalto di Kiko rosso, è il numero 2,40. E lo vado ad applicare su tutte le unghie. Ok, adesso aspettiamo che si asciughi. Ora utilizzo il set stampi set di Essence, questo qui con appunto questa specie di timbrino, questa spatolina e appunto gli stampini. Ecco, utilizzerò questo qui con dello smalto bianco. Prendo questo, che è sempre di Essence, ma un qualsiasi smalto bianco coprente va benissimo. Cosa facciamo? Allora, lo applichiamo sopra la nostra figurina. In questo modo. Prendo la spatolina e levo lo smalto in eccesso. Ok. Prendo il timbrino e prendo la nostra figura. Vedete? Che sta qui adesso. E cosa faccio? La vado a fare sul dito, questo qui. Vedete? Adesso non ha bisogno, non, anche se viene male, ecco, perché questo qui è molto difficile con, almeno con questo tipo di smalto, perché fa delle righine e poi vanno ognuno per fatti loro. Comunque, vedete, qui è rimasto un po' di spazio. Zoom un po' così. Vedete? Non è venuto proprio perfettissimo. Prendo un cuoricino a stickers, sempre di Essence. Prenderò questo qui, questo qui, se riesco a prenderlo, ok, e lo vado a posizionare lì appunto dove mancano dei pezzettini.
in questo modo. Vedete? Qui. Ora prendo uno strass piccoletto, questo tipo qui, e con uno smalto trasparente lo riapplico su tutta l'unghia, in modo che fisso anche meglio il disegnino, vado ad applicarlo al centro, qui. Ok, e lascio asciugare. Riprendiamo ora il nostro stampino, rimetto lo smalto qui. Tolgo nuovamente l'eccesso con la spatolina, in questo modo. Prendo il timbrino. Abbiamo il nostro disegno e lo andiamo a mettere sul pollice, però non al centro dell'unghia, un po' leggermente verso la fine. Ok, prendo un altro cuoricino. Applico. Un po' di smalto trasparente. Ok, e vado a riprendere un altro strass. Prendiamo il nostro strass e lo posizioniamo sempre al centro della spirale. In questo modo. Ok, una volta che appunto si è attaccato bene anche lo strass, passiamo un top coat. Io utilizzerò questo di Essence, il 10 in 1 Miracle. Può essere utilizzato come base, come top coat. E lo vado ad applicare su tutte le unghie perché ravviva anche il colore dello smalto che abbiamo sotto. Una bella gocciona di smalto. Ok, una volta fatto questo, la nail art è finita. Vi lascio le foto. Ciao.